Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale e come promesso ieri, questa sera faremo un unboxing dedicato al Gato HD60 Pro. E vediamo subito cosa contiene la scatola e più o meno le istruzioni, le cose che ci saranno da fare. Vi porto subito sopra l'articolo. Come vedete, la scatola è intonsa, nuova, originale, ci va bene aperta. L'apriamo subito. Vediamo subito cosa c'è al suo interno, senza creare troppi danni, perché io alle scatole ci tengo. Ok, scatola originale del Gato. Vediamo al suo interno. Intanto la scatola mi piace molto, la confezione così le apprezzo molto, eh? Allora, qua dentro abbiamo ovviamente l'interno, troveremo questo clips, che è un clip metallico di Gato, non so se si riesce a vedere, ma direi di sì. Poi abbiamo l'Gato in tutta la sua bellezza come articolo proprio, perché è un oggetto che è fantastico. Sicuramente, tanto funziona molto meglio dell'HD normale. Poi abbiamo un diminutore di, diciamo, una diminuzione, un riduttore di porta posteriore per case, nel caso avessimo delle altre cose. Tanto vediamo all'interno cosa c'è. Abbiamo anche un bel cavo HDMI, cosa che molti non forniscono di serie. Per esempio la Gear Media non lo forniva, ed è una cosa sicuramente valida, visto che è un cavetto comunque, comunque con le sue protezioni è tutto molto, molto preciso. Ok, quindi questo è quello che abbiamo nella scatola. Ovviamente qua avremo l'immagine posteriore del case. Questa possiamo anche rimetterla qua dentro. Ovviamente qui ora poi vi spiegherò magari in un tutorial come funziona il software, però questo è il software dedicato di Gato, e specialmente per l'HD 60 Pro è particolarmente utile, fa molte funzioni, ha la funzione Snapcam, con la possibilità anche di annullare lo sfondo con un telino verde. Vediamo un po' poi come funzionerà bene. E tra l'altro latenza praticamente quasi inesistente, neanche mi sembra 3 millisecondi, 4 millisecondi una cosa del genere, dichiarata, poi leggermente di più. Qui al suo interno, tra l'altro non so se notate la custodietta molto poco easy, molto bella. Eccolo qua, questo è l'oggetto, diciamo, del periodo. Questa è la scheda d'acquisizione migliore al momento in commercio e mi farà sicuramente un bel lavoro. E vabbè, ora questa non è mia, la mia è già inserita nel mio computer, questa è di un amico, sto facendo l'unboxing del suo per farvelo vedere. Però sicuramente questo è un bel oggetto, eh? Qui abbiamo ovviamente le specifiche denominate HD60 Pro, quindi abbiamo già un bel articolo, eh? Guardate un po', una bella PCI Express, molto bella, molto contenuta, elegante, se avete un case diciamo a vista è anche molto simpatico da vedere. E quindi niente, diciamo che è perfetto. Questo poi lo proveremo, tanto per vedere che funziona anche questo quanto il mio amico. E niente, vi rimando ovviamente sul mio canale alle iscrizioni, iscrivetevi e basta. Se avete bisogno di qualcosa, di informazioni su l'HD60 Pro, me lo dite, ve lo faccio sapere. E mi raccomando, a presto, iscrivetevi sul mio canale, mettete mi piace se vi piace il video e soprattutto condividete. A belli!